Ormai fuori dai giochi, gli olandesi del PSV Eindhoven si congedano dal Memorial Cristina Varani mettendo a referto una netta vittoria ai danni dei dilettanti romani dell'Atletico 2000. La prima frazione, dopo un tentativo di Cox sugli sviluppi di un cross basso di Braaf, deviato da un difensore avversario, si apre con la sfortunata autorete di De Grossi sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Madsen. Dopo un doppio tentativo ravvicinato prima di Tielemans e poi di Verschot, l'Atletico 2000 spreca l'occasione del potenziale pari con Cerasoli, ben imbeccato da Bucolini che difetta nel controllo a tu per tu con il portiere olandese Verhoeven. Il raddoppio del PSV dopo una traversa colpita da Braaf arriva al 18esimo, quando Nassau, su assist di Madsen, trafigge di destro l'estremo difensore avversario Coluccia. Sulla finita di primo tempo inizia il Braaf Show. Le reti del bravo numero 9 olandese, intervallate da quella di Nassau e dalla traversa di Verschot, ammontano a 3 a fine primo tempo. Nella ripresa prosegue il monologo del PSV che al 41esimo incrementa il vantaggio con una bella conclusione a giro di De Schutter, prima che il solito Braaf firmi le momentanee reti del 7 e dell'8-0. Poco dopo, sempre il solito attaccante biancorosso vede disinnescare la propria giocata dall'ottima diagonale difensiva sulla linea di porta del numero 3 dell'Atletico 2000 Marcone. Al 61esimo è invece il numero 6 biancorosso Verschot ad andare vicino al gol colpendo un legno da buona posizione. Il definitivo 12-0 si materializza nel finale quando una doppietta di Braaf, intervallata dalla marcatura del numero 17 biancorosso Munters, pongono la parola fine all'esperienza di entrambe le squadre al primo Memorial Cristina Varani, in un girone, quello di, che ha trovato la sua rappresentante alle finali nell'Inter. Oh,